Cambiamo argomento, libri d'artista preziosi ed eleganti, ma anche riviste grafiche d'artigianato, sesta edizione di Arte Libri a Bologna, tutto per collezionisti e bibliofili. Noi andiamo a vedere con Liliana Fabri. Preziosi come gioielli, eleganti e raffinati come opere d'arte. Libri da ammirare, da sfogliare, da toccare. Libri da amare e, per chi può, da possedere. Fino a domenica Bologna ospita Arte Libro, Festival del Libro d'Arte. Palazzo di Renzo e Palazzo del Podestà fanno da cornice alla mostra Mercato, che coinvolge collezionisti e bibliofili, ma anche tanti amanti del bello. Dopo 10 anni di studi, questo ritratto è stato con certezza attribuito alla mano di Leonardo ed è un inedito assoluto mondiale, perché è l'unico libro al mondo in cui si può vedere e apprezzare la finezza di questo disegno dipinto. È appunto questo volume su Leonardo da Vinci, appena pubblicato. La crisi si fa sentire in questo momento sul vostro settore? Beh, nel libro antico non troppo, perché comunque i collezionisti sono talmente appassionati, veramente sono supportati da una grande passione per il libro, per cui rinunciano ad altre cose, però un libro per arricchire la propria raccolta cercano di portarselo a casa. Fra preziosi volumi antichi e raffinate opere contemporanee, riviste internazionali e libri d'artista, sembra lontana l'epoca di Google e dei libri elettronici. Per fortuna esistono ancora artigiani capaci di dar vita ad esemplari unici, realizzati secondo le tecniche più antiche. Il laboratorio utilizza procedimenti rimasti praticamente immutati dall'inizio del 400, quando i primi esperimenti sono stati svolti per questa tecnica. La cosa interessante è proprio l'unione, diciamo così, l'unire la forza della tecnologia con ancora questi metodi, quindi artigiani che continuano a lavorare e mettere, diciamo, a disposizione la loro competenza per realizzare ancora questi capolavori.